Quanto tempo. Ah, buonasera, buonasera. No, scusa, mi sono distratto. Eccomi. Dica. Yero. Sera. That's quite a subject, you know. You were right when you said we were best friends. Our fathers knew each other. For as long as I can remember, Yarrow and I were getting into trouble together. At least, until his mother died. Di cosa stiamo parlando? Morta di cosa? Bandits killed her in broad daylight on Penny Road. Today these incidents are common, but not back then. The road was considered safe, very safe. Guarda, in realtà è capitato anche a me poco fa. Accompanied by three other women, and they were set upon at the pass. None of them survived. Ah, yeah. Yarrow was shattered. I think the worst part was how his father went downhill after his wife's death. Beh, ci credo. The fishery decayed, and the poor guy filled his days with boozing and sleeping. It changed Yarrow forever. Chiaro, chiaro, ma well, cioè, è diventato question. Scemo subito, capiamoci, è diventato subito pazzo. Man, his age. On the other hand, something inside him woke up, so to speak, a desire to make more of his life. Old Mother Janica noticed it and took him under her wing. He learned how to read and write, and soon he knew all the holy verses by heart. E beh, quindi when per he il didn't bene. Have to help his drunken father, he helped in the village as much as he could. Ma, insomma, direi che è stato un cambiamento più che positivo. Indeed, that's one way to look at it. It wasn't long before he was the jewel of the village, the striving young fisherman destined for great things, even though he was only on the path of a manufacturer. And then the inevitable happened. A keeper of the order came to Riverville to see the prodigy with his own eyes. Come minimo gli ha spaccati i coglioni. And behold, in addition to Yarrow's ingenuity, he also had a slumbering magical talent. Non me ne parlare, the keeper lascia perdere. And a few months later, he started his novitiate. Since then, I've only seen him once or twice, as he rarely visited Riverville. I don't think he ever noticed how much that hurt me. Posso capire, però cioè, insomma, sembra tutto per il bene. Com'è che funziona, che è diventato fuori di testa? È così inusuale che qualcuno destinato alla via dell'artigiano possa avere possibilità? No, semplicemente che questi ti decidono la vita prima. If one of the manufacturers makes it to sergeant of the guard, it's reason enough for a bad song. Io la chiamerei bigotria questa cosa qua. Poi novice in centuries who was not of the sublime path, so yes, it is uncommon, more than that. Quindi però le eccezioni sono ammesse. Cioè, se sei un prodigio pazzesco, allora è ammessa un'eccezione di sviare dalla via. Pazzesco, giustamente, immagino se convenga a loro. Ho sempre sospettato. Esatto, quello che stavo cercando di capire prima. Quindi se questo sta facendo una vita, una bella vita, dritto per dritto, è cambiato in meglio, e che cazzo è diventata una certa, è diventato pazzo come? Oh, it's hard to explain. I believe it was the way he was talking about his grand plans. Cioè? How he wanted to make the world a better place, to become the greatest keeper since Lorem Waterblade. Famosissimo, tra l'altro, immagino. There was an anger. An anger mixed with deep grief and disappointment. Non è mica normale, però. I don't think he was aware of it because he drew all his strength from that anger. The strength to do all this, to learn and to work day and night, but it frightened me
like the Blue Death. Non so cos'è la morte blu. It slumbers inside the pathless mage who believes he can master magic without the Order's help. Ah. At first, it grants power, but then, one day, it bursts out in an unholy wave of destruction, turning him into one of the monsters in the old songs. Anyway, I'm just an old man. What do I know about these matters? Now let me go to sleep. Ah, boh. All these memories are making me weary. No, beh, grazie, vabbè, vai. Yes, of course. Buonanotte. Buonanotte. Mi spiace. Nel senso, soprattutto rivelazioni preoccupanti nell'ottica in cui tecnicamente anch'io sono questa sorta di mago non regolamentato. Vabbè, detto questo è buio e io ho un sonno di Cristo. No, casa di Alfred non mi interessa. Ci sarà una locanda in sto posto benedetto. Che sono stanco come una bestia stanca. Si scende di qua? Secondo me no, ma ovviamente. Duck. La ubriaca. La ubriaca al vago sentore di locanda. Ci si prova. Permesso? È permesso? Sera. Vabbè. A game. Come on. Take a seat. No, no grazie. Permesso. Non mi piace stare nel casino. È troppo casino per il mio. Ma poi c'è tutta la voce di tutta sta gente. Sono in quattro cristiani. Dov'è tutta sta voce? Tutta sta voce. Chi è che me l'ha chiesto? Tu? No, paesano. Allora direi che sei tu. Ostecora. Ci capisco un cazzo. Buonasera, scusi. No, è che c'è casino. Esatto, no, por favor. Ma non te l'ho chiesto. Esatto. Prezzi accessibili, mi piace. Paga 10. Ce le ho 10 monete. La prendo. I'll open up the room for you. Vai. Sleep soundly. Grazie, grazie, gentilissimo. Cos'hai da bere? This and that. The roast rabbit is really good. Take a look for yourself. No, possibilmente qualcosa senza carne, se fosse possibile. Ecco. Giusto. No. Mi scusi. Allora. Cazzo, allora è 11 però. Io ne ho di roba da vendere. Io ne ho di roba da vendere questa qua. Come si fa? Tac. No, giustamente. Allora io ti prendo un po' di erba paipa. Ti prenderei. Ti prenderò del formaggio, al pane lo voglio. Grazie. E poi avevo visto il latte bestiale. Ah, latte di capra fermentato, mi piace. Idromele. Sto cercando di prendere la roba. Costa di meno. Va, prendiamo due formaggi. E vino dovrei averne. Grazie. A lei. Can I help you? No, guarda, mi faccio andare verso camera mia, che penso sia di qua. No, questa è la cucina. Si potesse abbassare la musica. Sarebbe tipo questa camera mia? No, di proprietà.
We always go too easy on the scum. Ma chi è che parla? Well, that's just how he is. Always talking. Abbiamo qualche problema di... Ma insonorizzare? Da dentro... Da fuori per dentro, paesana. Questa camera mia? Ma che schifo. La via. Tomo 12. Va bene. Allora, buonanotte. A tutti. Tomo 12. Nessuno ha visto. Beh, noto con piacere che abbiamo calmato la musica almeno mentre dormivo. Grazie mille, gentilissimi. Se ci fosse posticino a sedere. Un posticino a sedere da solo. Men, that's just how they are. Direi qua. Salute. Si fa colazione e si riparte per un altro viaggio che posso solo immaginare sarà di merda, visto e considerata come andata finora. Allora, io gradirei. Ma cazzo, perché non c'è tutto il cibo? No, ma gliel'ho venduto prima. Gli ho venduto il mio cibo. Non l'ho comprato, l'ho venduto. Ma si può essere così picciu? No, raga. Salute di nuovo. Just where did I put it? Can you hear the voice? No, scusa, scusa. No, nel senso. No, perché ti spiego, praticamente siccome ho sbagliato. Posa sta crema cotta. Come si lascia? Scusa. Ah, ma pure il libro. No, raga, il libro lo volevo. Mi spiace, no, perché ti spiego. Ti sei fottuta della roba, io non volevo. Io sono un'anima molto, molto, molto sfiancata. Adesso sono curioso a quanto me la rivende la roba che ho... Tipo il pane, dov'era? Picia! Maledetta! Safe travels. Vabbè. Va bene, non commentiamo oltre. È andata così. Male, tra parentesi. Sera, signorina. Tattarutie, Leclerc. Dammi sta cazzo di roba. Esatto. Ma basta! Questo tasto! Che cazzo? Almeno un pezzo di formaggio. Uno. Formaggio Eidar. E la zuppa di cavoli, che ne so. Pensa a te. Città di imbroglioni, ma io lo sapevo. Cioè. Jael? Walk west. Jael non è il nome del macellaio. Many and hardly any good ones. The streets are swarming with highwaymen and burg. What's happening to this world, I wonder? Seems everyone is eager to go at each other's throats. It's a shame. È pazzesco, te però c'hai un nome. Vabbè, immagino sia un nome comune. Buona serata a lei. E quindi... Quindi dove cazzo devo andare intanto? Io dove sono?
posto di merda. Ah, trovo lo scrigno che quel cristiano ha buttato in mare. Quindi io arriverei qua e poi girerei e poi vediamo. Anche se... vabbè. Non ci costa nulla provare. E... cazzo, mi sono fatto inculare soldi malamente. Niente, tanto sono bagnato comunque. Pensa a te l'Aurora. Sono fatto inculare malamente. Cos'è? E basta! Basta! Come si corre? Aspetta, aspetta. Allora, uno. No, focalizza. No. Contraccolpo. Tac. Contraccolpati. Perché non... ah, giustamente non ho abbastanza mana. Ma è già morto il lupo. Ma che cazzo. Ma non me ne va bene mezza. Mezza. Senti, io nuoto. Nuoto. Zuppo. Guardie. Guardie. Dove sono? Eccoli. Guardie. Te, spara. Te, Eclerc. Ba- che cazzo fai? Balla. Ci sono i lupi. Ai, Tu. Cioè, vieni a fare... fai il macellaio di Butcher. No, non ci sono novità. Spacca il... guarda, se guardi là, ci sono... cosa sta succedendo? Ecco. No, ridammi la... e poi? Non ho capito. Sono qua. Adesso sbucano. Adesso sbucano. Non so da dove, ma... vieni. Vieni, testa di lupo. Vieni. Guardia. Guardia. Non scappare in là anche tu. Ispa. Eccoli qua. Guardia. Per favore. Ascolta, fai il tuo lavoro. Due minuti. Due. Ti... guarda lì. Arrivano. No, tu dici. Puoi per favore fare cosa devi fare? Sto stufo. Possibile devo sempre menare io i cristiani. No, eh. Basta. Grazie. Complimenti. Laboratorio di alchimia. No, scusate il disturbo, eh. Scusate se vi ho fatto lavorare. Missioni da cacciatore d'Italia, annunci vari. No, 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 no. No. È ricercato per aver compiuto frodi e ruberie. È robusto, gli occhi blu e la barba bionda. Si dice che sia estremamente pericoloso. Se potessi, no. Proprio, proprio no. Proprio, proprio no. Se potessi... cazzo vuoi? Solstice. Mongerson. Va bene. Posso tornare a farmi gli affaracci miei o... come funziona? E quindi... coin coin a te. Bene. Se tanto oramai sono fradicio come Cristo. Non mi ricordo bene. Beh, no, non penso. Si passava di qua.
vago ricordo. No, no, sto sbagliando strada, vero? Sto proprio sbagliando strada, c'è il sentiero. Però io mi ricordo di essere arrivato di qua. Mi sbaglierò. Di qua? No. Beh, allora vedi che... Iste... La viabilità di sto posto... Basta, ma chi... Diavolo... Chi diavolo è? Soprattutto perché non ho il lupo nei... Nei preferiti. Chi è di preciso che rompe le balle? No. No. Vai, pigliali. Attacca. Ah, è là sopra, qualunque cosa sia. No, ma è il troll. Lascia stare il troll. Ah no, zucca. Zucca senza zu. Zucca senza zucca. Ah, forse ho ritrovato per caso il sentiero. Allora, piano. Piano. Ok. Allora, qua c'è il fiume. Mi è stato detto di cercare nel mare. Ma alla fine stiamo finendo questa musica o cosa succede? Quella è una tomba. Fungo nel mana, tantissima roba. Ah, durante il combattimento. Basta, basta. Tanto guarda, non è che... Resumare i cadaveri non è proprio il mio sport preferito. Basta, basta, che musica fastidiosa. Ma la stiamo finendo, per favore. Allora, va bene. Puoi pure toglierlo. Puoi pure toglierlo. Rimuovi. Basta. Basta. Bravo. Bravo. Pam. Pam, 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 pam. Va bene, va bene. Allora, è Cristo! Non ho più parole. Ma ti sembra una, un lancio di... Cosa ho schiacciato? Cosa ho schiacciato? Lupo? Ah, ma che idea, vabbè, è morto il mio. No. Non posso manco più dar fuoco. Non posso manco più dar fuoco. Andiamo con quella grossa... Schiaccio sto lupo di merda. Vai a cagare. Chiedo Venia. Però da certa Venia spaccati i coglioni, che dite? Va bene, quindi mettiamola su 3. No, ci ha messo il lupo sul 3. Mettiamola qui. E basta. No. Cosa ho fatto? Niente, mi spiace. Non so, c'è una maniera di... scusa. Di seppellirli. No, sti cazzi. C'è una certa. Anzi, via dalla strada. Dai, va. Basta. No, stavamo andando di qua.
Stavamo... No. La freccia sì, però. Grazie. I granchi, lasciali vivere. Buonasera. Se mi fa... Tutto a... Tutto a posto lì? Cosa stai combinando? Senti, io devo andare di là. Guarda, mi faccio, te lo dico io cosa facciamo. Togli gli stivali. Guarda, faccio una camminata qua. Lasciami stare. Non rompo le balle a nessuno. Non è un problema. A parte che ho tolto gli stivali, mi sono bagnato fino alla gola. Allora, qui ci sono dei resti bruciati del capanno da pesca, ok. Basta che c'è nessuno che mi rompe le balle. Poi bruciate cosa? Allora, quando fanno così i topi, vuol dire stai lontano, vuol dire non ti preoccupare, non cercare nei cadaveri. No, ma io non rompo le balle a nessuno. Guarda, entro qui, mi prendo l'erba pipa. Oh, sto bordello tutte le volte. Tanto questa è roba che non serve più a nessuno. Cassettone. L'ho detto a Ladia che i banditi rappresentavano un pericolo, ma lei non ne ha voluto sapere di nulla di questo posto. Questi bastardi si appostano intorno alla casa ogni notte. Ah, nel senso che gli è andato fuoco, poracci. Aspetta. Cosa facciamo? Perché io non la mangio, però... Vai! Ti do il salmone! No? No, salmone. Senti, io dovrei proprio andare da quella parte lì. Abbiamo questo problema qui. Ok, aspetta, calmo! Lupo spettrale della Madonna! Ma quanti poi? Mangiali! Opla. Mangiali te! Stufo di uccidere bestie io, eh! Basta! Grande! Salute! Salute alla salute! Puoi variare il comando? No. Dov'è la mia bestia? Ciao Bao. Bravo, però un po' di più, perché solo i ratti è utile tanto quanto. Che dici? Bravo. Allora, facciamo le robe per bene. Facciamo le robe per bene. Sì, va bene. Allora, fredda com'è. Boh, tuffato. Allora, sì, giustamente anche qua potevo mica fare il giro, no? Allora, non prendere... Ma poi quale? Dove lo vedi il salmone? Ciao! Tutto a posto? Fai una nuotata? Allora... Via.
questa è un'amaca? No, non penso. Penso che sia per asciugare le bestie. Scopri l'uso della chiave nella cassaforte di ieri. E se ci salgo sopra e vi ci asciugo io? Io sono un po' bestia. Oh. Altra parte? Tac. Opla. Allora. Ci verranno a rompermi le balle mentre sono nudo, eh. Sta a vedere che arriva qualcuno. No, abbiamo trovato tre diari di quello lì. Guarda qua. Prima, seconda, terza lettera. Yesterday, when Sarah and I sat under the old oak, she said something I can't get out of my head. Se lo leggi tu, però io cosa... The greatest peril in life